Ho fatto una scelta e non torno indietro. Per te è una scelta impossibile. Chi è Giuseppe? Giuseppe persona, Giuseppe uomo, papà, marito, Giuseppe siciliano che ha fatto un percorso lungo nella sua vita. A 41 anni ho vissuto tante cose, ho bruciato le tappe della mia vita, come si suol dire. Sono andato via dalla Sicilia quando avevo appena 14 anni, mi sono trasferito prima a Milano, poi a Roma, poi sono tornato a Milano, ho vissuto insomma diverse città d'Italia e sono quasi 26 anni che manco come residenza alla mia terra. Giuseppe è una persona dolce, affidabile, sincera, quindi cristallina, trasparente, grande sognatore ma realista allo stesso tempo, con il sogno che mi accompagna da una vita, è quello di regalare sogni agli altri che magari attraverso l'arte in questo caso non hanno potuto, non possono realizzarli, perché si sa che in questo ambiente artistico è tutto molto difficile, gli spazi sono pochi, ci sono tanti attori, tante attrici, quindi il mio ruolo è quello di fare il papà anche a livello artistico e dare la possibilità di poter gioire a queste persone che hanno poco spazio. Sono una persona creativa, solare, estroversa, ho due figli di 14 e 12 anni, quindi mi adatto facilmente a ciò che si vive ogni giorno con i figli, con la società che cambia continuamente. Quindi sono una persona molto semplice, molto diretta e ripeto, trasparente. Attore, produttore, regista, ma il produttore penso che sia un po' più complicata la cosa. Devi sapere che il cinema indipendente ha bisogno, come in qualsiasi lavoro, la manovalanza. Cosa significa manovalanza? Saper fare un po' tutto, mettersi a disposizione nei vari settori. Certo, improvvisarsi può capitare qualche volta, è giusto che ci siano, ognuno abbia il suo ruolo. Io nasco come attore, divento regista nel 2014 per scelta, per varie situazioni, e produttore nello stesso anno. Il produttore ha un ruolo così intenso, così importante, così difficile, perché è il padre di tutto il progetto, è colui che deve trovare tutto il necessario per realizzare un film. Quindi parliamo innanzitutto a livello economico, a livello di location, a livello di attori, deve scegliere tutte le figure necessarie per la realizzazione del film ed è l'unico responsabile dalla pre-produzione fino a copia ultimata. Nel mio caso è nato per necessità, perché quando tu vai a cercare qualcuno che possa magari produrti e quindi realizzarti il tuo progetto, ti garantisco che è molto difficile, soprattutto nel cinema indipendente. E poi ci vuole grande caparbietà, tenacia, capacità. Quindi devi essere un buon PR, ma non un ciarlatano. Devi saper comunicare. Non bisogna mai raccontare ciò che non è vero, ciò che non si può realizzare, anche perché la parola del produttore, in questo caso, nella mia, vale molto, vale più di un contratto scritto. Io dico sempre che la mia è un quarto di parola, non mezza o una. Ciò che dico porto a termine, ciò che dico realizzo, perché ne vale della mia persona, della mia presenza e della fiducia che ripongono poi tutti, che mi ripongono tutti per il proseguo artistico, personale e umano. Quindi il produttore penso che sia il ruolo più difficile. Ti trovi davanti alla regia di un film che stai per girare e davanti c'hai un Giuseppe che è attore. Ha fatto bene la prima, però ti manca qualcosa in più che a Giuseppe ti può dare, ma in quel momento non te l'ha dato. Che fai? Cosa dice a Giuseppe? Io penso che tutti i registi debbono avere sicuramente a che fare con l'essere attori. Non è detto che chi è regista debba aver fatto l'attore, ma è avvantaggiata la persona che diventa regista e ha fatto anche l'attore, perché conosce il mestiere, perché sa cosa significa trasmettere emozioni, calarsi nel personaggio, interpretarlo nel migliore dei modi. Quando tu reciti
e sei anche regista, in contemporanea sai che hai spiegato prima la scena di fare il ciak all'attore o all'attrice o tutto il contesto che hai attorno, no? Cosa succede? Tu rimani sempre regista, almeno io ti parlo di me, io rimango regista e quindi magari faccio molta più attenzione agli altri e perdo un filino su di me. Può capitare ed è capitato, perché c'è talmente tensione, c'è talmente voglia di far realizzare quella scena nel migliore dei modi a tutti, che l'ultimo della ruota del carro, diciamo, l'ultimo diventi tu. Io passo sempre per ultimo. Quindi la presenza sul set di una persona capace, quindi di un'autoregia, di un produttore, di un coach, sono fondamentali. Quindi mi affido, rispondendo esaustivamente alla tua domanda, mi affido sempre a dei professionisti. Ci saranno possibilità di vederti nella zona, perché stai per venire nelle Marche Abruzzo, quindi ti vedremo qui con un bel progetto sicuramente. Ma quando fai il casting, questo periodo, fare il casting non è stato facile? No, noi abbiamo fatto un casting il 24 di ottobre, perché ancora c'era permesso di poterci incontrare. Noi abbiamo visto 30 persone il giorno 24 e una trentina le abbiamo visti con i videocasting, i classici self-tape che loro si fanno in casa e ci hanno inoltrati i video per valutarli. Non è stato semplice scegliere gli attori e le attrici, perché dovevano particolarmente rispecchiare le caratteristiche del personaggio, essendo un film, questo che gireremo lì tra le Marche e l'Abruzzo e anche qui in Lombardia, Libera, è tratto da un romanzo scritto da Gabriella Morgillo, e lei aveva il desiderio di, diciamo, un cast che rispecchiasse appieno il disegno del suo romanzo. Quindi è stato particolarmente difficile trovare coloro che avessero tutte le caratteristiche, non dico uguali, ma molto simili, quindi che si avvicinassero molto al personaggio. Tra i personaggi c'è anche una di Ascoli. Perica Franceschini, una ragazza di Ascoli Piceno che si è trasferita a Milano da un anno. Siamo felici di averla scelta, non è stato facile. Lei interpreterà Alissa, che praticamente, ripeto, la coprotagonista, accanto a Roberta, che è la protagonista del film, che verrà interpretato da Camilla Tedeschi, ed è stata l'unica che ha dovuto competere con altre 4-5 figure femminili, perché gli altri veramente hanno sbaragliato la concorrenza. La domanda è con nome e cognome. Franco Franchi. Franco Franchi, uno straordinario artista, un uomo meraviglioso che ha rappresentato assieme a Ciccio Ingrassia la Sicilia nel mondo, ha portato in alto i nostri colori, i calori della nostra terra, perché siamo calorosi, ed è un legame troppo forte per me, perché io sono cresciuto con i suoi film, con i loro film. Non ci riesco a parlare di Franco senza dire Ciccio. Sono un'unica cosa. Però, parlando di Franco Franchi, io ho un legame particolare. Lo vedo e lo sento come se fosse un mio secondo papà. Mio papà era un grande artista, anche lui, un fotografo. Mio papà mi ha trasmesso questa emozione facendomi vedere il primo film all'età di 5 anni all'interno del nostro studio fotografico a Cerda, in provincia di Palermo. E mi ricordo ancora come se fosse oggi. Avevo 5 anni, quindi 36 anni fa, il film era intitolato I due toreri del 1964. Ed io con la bobina che girava quando finì il film, e girava ancora a vuoto, quell'emozione la porto ancora dentro. Mi sono innamorato della coppia, poi sono diventato amico di Massimo, suo figlio. Spesso comunico, ma senza avere grande confidenza, con Giampiero, perché non ho avuto occasione di conoscerlo, e mi farebbe piacere conoscere sia Giampiero che Maria Letizia. Ho conosciuto il nipote, Mauro Lo Iacono, che saluto, che quest'estate sono andato al cimitero a portare una rosa a Franco Franchi. Lui mi ha fatto una grande sorpresa regalandomi un quadro della sua smorfia, fatto da una grande
artista della pittura, e quindi per me Franco Franchi vive costantemente dentro di me, nei miei pensieri, nel mio cuore, e tutto ciò che vedi qua dietro sono tutti giornali dell'epoca, dagli anni 60 in poi, che raccontano la storia di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Tra le varie foto c'è quella con i vigili urbani, quando sopra i poliziotti. Quello dei vigili, sì, 1967. Loro hanno fatto oltre 100 film classificati di categoria B, cinema di serie B, ma come tutti i film di una volta, si sono imposti con la critica dopo gli anni 80, perché loro, Ciccio iniziò a fare i film drammatici con Florestano Mancini, Violenza Quinto Potere, vabbè, Amarcord con Fellini, anche se venne doppiato, però diciamo che la grandezza di questi attori a livello drammaturgico si è visto in Caos dei fratelli Taviani, nell'episodio La Giara nel 1984, che fu tra l'altro l'ultimo loro lavoro artistico a livello cinematografico. Poi Franco nell'87 fece Tango Blu, e nell'86 avrebbe dovuto girare Nel nome della rosa, una coproduzione italo-tedesca, che poi alla fine non si fece più niente. Poi ci fu l'accusa di mafia insensata costruita, alla fine poi Franco ne uscì pulito, ma si ammalò a causa di queste cose, segnarono la fine. Durante Avant Spettacolo avevano appena finito di registrare e pochi giorni dopo Franco morì. Adesso le chiamano cult, prima li dicevano cinema di classe B. Loro sono stati gli unici a far incassare centinaia di miliardi a Cinecittà, e la cosa che ancora oggi fa male è che nessuno a Cinecittà ha fatto qualcosa per ricordarli. Anche il figlio Massimo ne ha parlato. Loro nel 64 hanno girato 17 film. Era impensabile una roba del genere. Hanno fatto tanti altri film, ripeto, hanno tirato su il cinema che stava crollando, e loro sono stati veramente il lingotto d'oro del cinema popolare italiano, grottesco. Quindi bisogna ricordarsi di chi ha fatto qualcosa per la nostra nazione e per la nostra terra d'origine, e loro sono ci rappresentano appieno, ci hanno rappresentati e continueranno a fare, penso, per il resto dell'umanità. Qual è la difficoltà che c'è nel cinema indipendente? Il cinema indipendente io lo ritengo il cinema destro, il cinema di classe, di inventiva, di caparbietà, di coraggio. Non possiamo competere con un cast composto magari dal grandissimo Pier Francesco Favino, da Valerio Mastrandrea, Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Cortellesi e così via. Tranne che non diventassi un produttore pieno di soldi, e quindi ho 4-5 milioni di euro, li metto a disposizione per una produzione grossa, e allora posso accedere a personaggi del calibro di Favino, di Stefano Accorsi e quelli che ho citato prima, e fare un cinema di altissimo livello. Ma ti garantisco che per comunicare non serve quello. La differenza sta proprio nell'organizzazione, nell'accessibilità al tax credit, al MIBAC, quindi ai finanziamenti, a tutte quelle cose che purtroppo senza una produzione importante difficilmente tu puoi accedere. E naturalmente se io posso accedere a 20-30 mila euro per un bando, con 20-30 mila euro ci fai a malapena un cortometraggio. E allora mettiamo dentro le forze, il sacrificio, il coraggio, e nel nostro piccolo cerchiamo di comunicare arte in punta di piedi, senza calpestare nessuno e non guardando le difficoltà e gli ostacoli che abbiamo davanti, e senza vedere che continuamente ad ogni ostacolo, una volta che l'hai superato, ti viene sbattuta la porta in faccia. Perché? Perché lo spazio del cinema indipendente è mirato, piccolo, breve, ristretto. Non ci sono, posso aggiungere aggettivi all'infinito, non ci sono spazi regalati o spazi dati per meritocrazia. Ahimè, la meritocrazia, quella del cinema indipendente, ti fa vincere, come vedi, in tutto il mondo, qui dietro di me,
dei piccoli Oscar, dei piccoli riconoscimenti, che sono grandi per noi perché noi non abbiamo dato niente a nessuno, non abbiamo messo sul piatto d'oro o d'argento o su un vassoio enorme tanti soldi, e quindi abbiamo messo nel nostro piccolo arte. Quindi l'arte, riconoscere la comunicazione artistica, la difficoltà produttiva di un cinema indipendente non è da poco. Ci farebbe piacere a noi del cinema indipendente essere riconosciuti e messi a confronto con, facendo riferimento ai Davidi di Donatello, a film che magari hanno speso 2, 3, 4, 5 milioni di euro. Non vedo perché un film che ha speso 60, 70 mila euro, se fatto bene, non debba o non possa competere con un film di altissimo livello, soprattutto economico. E anche se ti ripetono per 30, 35 anni, non voglio fare nessun tipo di riferimento, dico solo Cinepanettoni, la stessa storia cambiata magari in qualche punto, tu lo vai a vedere e fanno il botto a livello di incasso. Perché? Perché c'è l'attore che è conosciuto da 40 anni e questo fa tutto. Questi Cinepanettoni nascono col fatto di incassare i soldi e basta, alla fine non hanno... Beh, bene o male sono comunque Vacanze di Natale, Natale 2, Natale 3, vari personaggi, le scenette cambiano, ma il contenuto è sempre bene o male quello. Ma sai, sì, però tu vai a vedere a ritroso nel tempo tutti i film che sono stati fatti di Cinepanettoni. Alla fine 26 li hanno fatti De Sica e Boldi. Quindi che cast c'era? C'era Alberto Sordi nel 90, hanno messo dentro Carol Alt, Ferilla, Canalis, Valeria Marini, insomma gira e rigira, c'era un attore di altissimo livello, e quindi se un Cinepanettone ti va bene, tu fai la saga, come si suol dire, fai ogni anno gli stessi identici film che tu hai garantito da Boldi e De Sica comunque un certo rientro mediatico e di pubblico non da poco. Quindi detto questo, però, per me il cinema ha bisogno di fare tante 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 altre cose e lasciare spazio a tutti coloro che vogliono comunicare. Naturalmente non dico che debba essere una, diciamo, una cosa dovuta e obbligatoria, ma almeno valutare se ne vale la pena dare spazio al cinema indipendente. Ecco, questo voglio dire, almeno dovrebbe esserci. Allora, Dado, passiamo all'ultima domanda. Tra le tante domande assurde che ti hanno fatto, c'è quale una più assurda che hai ricevuto? E guardando proprio chi te l'ha fatta, gli ha fatto con la faccia dicendo... Molti mi dicevano, ma ti è mai capitato di avere a che fare con qualcuno che ti chiedesse magari in cambio di prestazioni artistiche, prestazioni sessuali? O a voglia. Purtroppo questo mondo è un mondo abbastanza complicato, il sesso ha sempre regnato e continuerà a regnare nella mente di ognuno. Dico di ognuno di noi, mi metto anch'io dentro, anche se ritengo che artisticamente nessuno debba avere la sfacciataggine di permettersi di mettere a disagio la sfera sentimentale, la sfera, diciamo, umana, psicologica della persona che in quel caso è un artista che ha studiato, che si è impegnato, che ha voglia di emergere o di affermarsi, dipende dai casi. E sentirsi dire, o magari non sentirsi dire, ma sapere automaticamente che nel circuito dove è entrato andrà avanti solo ed esclusivamente se scenderà ai vari compromessi che possono essere di vario genere. E quindi non si fa più arte costruttiva, ma arte obbligata in questo caso. Io mi chiedo sempre perché ancora oggi, con tutto ciò che ci sono le denunce, molte cose non si sono smosse, sono rimaste lì dove erano, perché sembra un po' che come andare nel deserto con una folata di vento, si alza il polverone, poi il vento è finito, la sabbia si è nuovamente depositata sul suolo e tutti guardano avanti e continuano a fare quello che gli pare piace. Io che le ho vissute queste cose non farei mai una roba del genere.
Non nascondo che uno possa essere magari attratto, possa essere preso da un'altra persona, uomo o donna che sia, non ho mai giudicato e non spetta a me giudicare, però c'è una grandissima differenza poter mettersi a disposizione davanti ad una persona ed esprimere l'apprezzamento, magari anche l'attrazione, magari un interesse diverso non solo da quello artistico, ma anche personale, fisico, ma mai mettere in condizione la persona di dire: beh, comunque sappi che io sono attratto da te, se ci sarà questo scambio e allora andremo avanti, altrimenti no. Io sono sempre stato una persona, e lo dico a testa alta, lineare, corretta. Se dico che una persona mi piace come persona e lì rimane, ma non mi permetterei mai, anche perché mi sentirei sporco, di mettere in condizione una persona di dover accettare determinati compromessi. Faccio gli auguri a tutti che possa essere comunque un periodo di serenità e che possa finire quanto prima questa pandemia, e se riusciamo tutti a seguire le giuste indicazioni, magari non esagerando da un lato e non esagerando dall'altro, quindi facendo il tutto, ridimensionandolo nel contesto giusto, riusciremo prima o poi, con la volontà di Dio e con il decorso naturale di questa pandemia, a tornare più forti di prima e soprattutto a tornare a vivere serenamente le nostre quotidianità. Quindi auguri a tutti.